Dopo qualche secondo, le strade erano sature della luce del giorno morente e l'autobus era il latore di quel momento radioso. Guardavo il luccichio sul dorso delle mie mani, guardavo e ascoltavo. E sono trasalito nel sentire un gemito umano. Mi sono girato di colpo e ho visto il bambino in piedi davanti al finestrino posteriore. Eravamo in centro e la vista verso ovest era limpida. E lui gemeva e indicava il sole sfolgorante in un equilibrio straordinariamente preciso tra file di palazzi. Era uno spettacolo impressionante, quella grossa palla rossastra in mezzo a tutto quel trambusto urbano, di una potenza notevole. Sapevo che esiste un fenomeno naturale che si verifica qui a Manhattan un paio di volte l'anno, in cui i raggi del sole si allineano perfettamente al reticolo delle strade. Non sapevo come si chiamasse questo fenomeno, ma lo stavo osservando in quel momento e lo vedeva anche il bambino, le cui urla insistenti erano adatte alla circostanza. Il bambino, dal corpo massiccio, testa enorme, era completamente risucchiato da quella visione. E poi c'era Ross, di nuovo, nel suo ufficio. L'immagine di mio padre in agguato che mi dice che tutti vogliono possedere la fine del mondo. È questo che vede il bambino? Mi sono alzato, mi sono avvicinato. Aveva le mani chiuse sul petto, serrate quasi a pugno, morbide, tremanti. Sua madre era seduta in silenzio, guardava insieme a lui. Il bambino ballonzolava sul posto al ritmo delle sue urla, che erano incessanti, piene di euforia, grugniti prelinguistici. Era terribile l'idea che lui soffrisse di una qualche menomazione, che fosse macrocefalico, mentalmente deficiente, ma quelle grida di stupore erano molto più pertinenti di qualunque parola. L'intero disco solare, che inondava di luce le vie e illuminava le torri alla nostra destra e alla nostra sinistra, mi sono detto che quello che il bambino vedeva non era il cielo che ci crollava addosso. Lui sperimentava il più puro senso di stupore all'intimo contatto tra terra e sole. Sono tornato al mio posto, guardando dritto davanti a me. Non avevo bisogno della luce del paradiso. Mi bastavano le grida di meraviglia del bambino. C'è tutta una narrazione in mezzo. Questa è la fine del romanzo Zero K. Ed è naturale che l'unico modo per dargli senso, al di là di tutto l'intrico di particolari, dettagli che non stiamo a ricordare nella trama, è appunto il confronto con l'inizio. Il libro si apre appunto con l'espressione del padre, del protagonista: tutti vogliono possedere la fine del mondo. Qui siamo in un certo senso alla verifica. Il padre vuole assicurare in fondo a sé e alla moglie, morente, la possibilità di continuare la vita grazie alla tecnologia e quindi in pratica vuole possedere la fine del mondo in senso materiale, reale, come dire, in termini tipicamente arroganti dell'uomo
moderno che pensa di poter, come dire, superare tutti i limiti possibili e immaginabili. Certo, questo è un modo di vedere in termini strettamente individualistici, diciamo pure tipicamente americani, in cui tutto è legato alla vicenda dell'io, ma in fondo tutta la filosofia moderna, o meglio tutta la filosofia occidentale, è legata da, diciamo, almeno Platone in poi, all'idea del soggetto, dell'individuo, e quindi anche qui facciamo i conti con quello che la situazione contemporanea ci permette di dire. Il protagonista ha attraversato l'esperimento del padre e della moglie del padre, e qui ormai è tornato a New York in un tramonto dentro un pullman, si trova a fare, come dire, un'esperienza che lo porta a valutare in modo diverso quell'espressione. Tutti vogliono la fine del mondo, è giusto, ma non è in questa rappresentazione la fine del mondo il possesso di qualcosa che l'uomo costruisce sulla terra e che vuole continuare nel tempo, insomma, a modificare l'idea del fare la storia, ma l'idea è quella del avere una pienezza, diciamo così, di appunto percezione delle cose. In pratica, il più puro senso di stupore all'intimo contatto tra terra e il sole. Terra e sole insieme fanno albe, tramonti, temporali, tempeste, gelo, notti, via via, tutti i fenomeni che sappiamo, la vita, insomma. La situazione particolare che lui sceglie di rappresentare in questa situazione è quella in cui il sole proietta i suoi raggi in modo esattamente perpendicolare a tutti i reticoli delle reti di delle vie di Manhattan. Quindi c'è una sorta di congiunzione, una perfezione, se vogliamo, una bellezza, che però è assolutamente unica e, diciamo, non proprio irripetibili, che per due volte all'anno possa essere rivista, ma appunto non dipendente dall'uomo. O meglio, l'uomo costruisce le strade, le fa più o meno di un certo reticolo, e in modo casuale, per due volte all'anno, c'è questa corrispondenza tra quello che possiamo chiamare la natura e l'intenzione umana. Ecco, c'è una coincidenza, diciamo pure molto bassa, tra l'intenzione dell'uomo e l'evoluzione dei fatti, dei sistemi emergenti naturali, ed è in questa percezione che evidentemente si ha il vero senso dell'umano, si ha il dominio della fine del tempo, della fine appunto del mondo. Il fine, la fine del mondo, il telos, consiste quindi in questo sforzo di creare una corrispondenza tra la natura, diciamo così, e la cultura umana, che appunto solo casualmente, qualche volta, trova corrispondenza. Ed è tanto vero che in effetti, più ancora che la visione diretta di questo, come dire, spettacolo, è appunto la riflessione su questo spettacolo. Quindi abbiamo in effetti due elementi, un bambino preumano, diciamo così, che reagisce appunto in modo totalmente preumano a questo spettacolo. È l'organismo che allo stato puro, senza avere consapevolezza di questi problemi di cui stiamo cianciando, è in grado di cogliere questa, diciamo pure, bellezza, cioè questa perfetta corrispondenza tra sole e strade. Ma appunto esprime questa sua reazione, questa sua esperienza solo attraverso mugolii, attraverso grugniti appunto prelinguistici. È il pre-uomo che non ha ancora il codice linguistico che crea categorie, legami, grammatiche, ed è semplicemente quello che risponde immediatamente in situazione a quello che si permettono di percepire, il senso della possibilità di vedere che c'è appunto un ordine, la cosa che noi chiamiamo da tempo infinito bellezza.
ma è qualcosa che in quel caso è appunto casuale. E lo sa appunto il protagonista che dopo aver percepito questa realtà, percepito solo perché c'è quel ragazzo preumano, diciamo così, che è in grado di coglierlo ed emozionarsi di fronte, ebbene rifiuta di stare a guardare ancora lo spettacolo, cioè di lasciarsi condizionare dall'idea che c'è questa sorta di naturale pienezza sentimentale in cui i sensi ci guidano l'autentico, e si allontana e appunto al posto della luce, al posto della vista, fa dominare il grido, le grida, l'udito, il suono, qualcosa che cioè è in qualche misura una sorta di commento, di trasformazione, magari non proprio codificata, ma comunque una meta percezione, come dire, di quello che sta succedendo. In pratica l'idea è che la fine del mondo consiste in questa capacità di percepire questo limite dell'ordine, come dire, della corrispondenza tra ordine umano e ordine naturale, e soprattutto quindi nella capacità di darne una rappresentazione consapevole. Quindi l'ordine c'è, è percepito dal bambino preumano, ma è l'uomo che percepisce queste cose attraverso il bambino che naturalmente distoglie lo sguardo, si accontenta di registrare le urla, i suoni, e che quindi alla fine trasforma questi grugniti nelle parole che noi leggiamo sotto la forma del romanzo 0K. L'uomo è questa capacità di trasformare il disordine in ordine attraverso codici finzionali.